Il pianoforte è uno degli strumenti più conosciuti e anche più gettonati in conservatorio. Quello che a volte non si considera è che offre uno spettro, un ventaglio di professioni diverse che sono estremamente interessanti. Noi di accompagnamento pianistico ci occupiamo proprio del pianoforte utilizzato in collaborazione. L'accompagnamento pianistico comprende quindi un triennio, cioè un corso di diploma accademico di primo livello, e un biennio di secondo livello. A questi si accede, come per gli altri strumenti, con un diploma di maturità e con un esame d'ingresso. Non abbiamo un corso propedeutico perché quello di pianoforte è sufficiente per fare l'ingresso al nostro triennio. E il triennio ancora comporta una grossa base tecnica pianistica e quindi dà una completezza di indipendenza sullo strumento. I mestieri dell'accompagnamento, come dicevo, sono tanti. Una grande parte del nostro lavoro si svolge in collaborazione con i cantanti e quindi prepara a tutti i lavori del teatro il maestro sostituto, il maestro collaboratore, ma anche mestieri che a volte non si considerano che sono altrettanto belli, come il maestro suggeritore, il maestro alle luci, persino il maestro ai sopratitoli nelle opere. Ma la collaborazione con la voce continua ed è una delle cose più appassionanti di questo mestiere, anche con il repertorio cameristico. E c'è inoltre la possibilità di approfondire anche il repertorio strumentale, perché le orchestre spesso hanno bisogno di pianisti, per esempio per i concorsi. Gli accompagnatori delle grandi masterclass devono essere specializzati non solo nel pianoforte, ma nei repertori diversi dell'accompagnamento. E quindi è un lavoro veramente ricchissimo. Buongiorno, sono Bernardo Pellegrini e vorrei dirvi due parole in più su questo corso di maestro collaboratore che ho iniziato a frequentare dall'anno scorso. Oltre alle materie principali, come la pratica del repertorio vocale in ambito teatrale, ci sono altre materie molto importanti, come ad esempio la direzione dei gruppi strumentali e vocali, cioè l'arte scenica, che ci fa capire come ci si muove sempre all'interno del palco teatrale, e anche sicuramente la pratica del repertorio vocale che ci insegnano i nostri insegnanti di dipartimento di canto. Quest'anno ho avuto una grande opportunità. Il Teatro Carlo Felice mi ha chiamato con un contratto regolare per fare il pianista collaboratore all'Accademia di Alto Perfezionamento dei Cantanti Lirici, sempre al Carlo Felice. Ed è stata un'esperienza esplosiva, è stato un fulmine a ciel sereno. Non era assolutamente programmata, tanto bene adesso che sono ancora nel pieno del mio corso di studi. Molte cose che ho appreso qua in conservatorio, dai vari insegnanti e dalle varie materie, mi ritorna molto utile quando sono sul palcoscenico che mi dirige il direttore d'orchestra piuttosto che a delle prove di insieme dove ci sono 4-5 voci dove tutta la macchina deve andare avanti e fare il più bel lavoro possibile. Ciao, il mio nome è Isaías Flores Lugo e io vengo dal Messico, da una città piccola che si chiama Zacatecas. Adesso sono qua a Genova facendo il secondo anno del biennio di maestro collaboratore. Io sono un pianista che da un bel tempo che sono al pianoforte quando ero piccolo e piano piano ho trovato la mia strada per lavorare un po' con i cantanti, non solamente suonare il pianoforte, sino anche sapere prendere cura dei cantanti. In Messico non ho trovato questa scuola e sono arrivato qua a Genova per studiare questa specializzazione. In questa scoperta, quando studiavo qua con i miei insegnanti,
abbiamo scoperto che avevo un po' di flessibilità, facilità con la mia voce, e piano piano stiamo, diciamo, mettendo un po' a posto anche la mia voce, quindi anche, diciamo, molto importante, no? Se non sapevo di quello. E niente.